Ciao Leo, benvenuto al PT di quest'anno, 105. Chiede cosa indossi oggi? Un cappotto over in pelle, un panno casentino, accessorio, un cappellino iceberg anni 90. Ah, bello. This is from the Frankie shop. I'm wearing a full bespoke suit by Sebastian Hofs. Poi ho occhiali Marni. È tutto vintage, molto particolare. Sì. Prada. From New York. Buono, grandi Vuitton. Qual è il pezzo preferito che indossi? Tabi di Margiela. Tabi, piacere di averti conosciuto, buona giornata, ciao. Ciao. Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Oggi siamo al Pitti per la quarta volta, Pitti Uomo 105, a filmare gli outfit delle persone. Se non avete visto gli altri video, ragazzi, vi consiglio di andarli a vedere sul mio canale. E oggi outfit che vedremo tra un po'. Fortezza da basso. Ragazzi, non perdiamo altro tempo, vediamo cosa troviamo di interessante. Dai, grazie. Eccoci. Ciao, ti chiedo cosa indossi oggi? Allora, oggi indosso un completo in ecopelle, sì? Questa giacca super over, poi questo maglione in mohair. Bello. E poi ho voluto mettere queste due sciarpe e ho voluto mettere questi accessori American Express, cappellino. Sì? E la mia American Express, tante vuote ragazzi, quindi la censuriamo comunque. E niente, oggi ho voluto essere abbastanza sportivo con la mia sneakers, però voglio sempre dare un qualcosa in più, tipo le due sciarpe, accessorio particolare, sì, magari non si vede spesso, e quindi dai, sono contento del mio outfit. Ok, qual è il pezzo che il tuo pezzo preferito che indossi, che stai indossando? Ma in realtà credo tutti, cioè soprattutto questo accostamento di due colori, il bianco con l'azzurro. Grazie Buona mille. Buona giornata. Buon lavoro. Rimini, siamo a Vademecum, si chiama. Vademecum, Rimini, io ho la casa Milano Marittima. Ah, dai. Se passate vi offro caffè, ragazzi. Volentierissimo. No, ma perché non è volentieri, dai. Sì. Ciao, ti chiedo cosa indossi oggi. Allora, partendo dai piedi abbiamo una classica loafer. Sì. Poi abbiamo un suit anni 60. Veramente bello. Un cappotto over in pelle. Sì. Che riprende un pochino anche il guanto. Cartier Tank. Sì. E poi cravatta bolo. Ok. Chiedo anche a te, qual è il pezzo preferito che stai indossando? Probabilmente la cravatta e il Cartier, è stato uno dei regali più belli di Natale. Veramente molto bello questo accessorio, questa cravatta fatta Grazie in questo mille. Modo. Davvero. Va bene, piacere di averti conosciuto, buona giornata. Ciao Leo, benvenuto al Pitti di quest'anno, 105. Grazie. Ti chiedo cosa indossi oggi? Allora, partiamo dalle scarpe che sono una collaborazione con Mauro Volponi, sì, e Dalcas. Ok. In cocco, molto semplice, il pantalone è un tagliatore, sì, molto classico. Il cappotto invece è un vintage, l'ho preso dal negozio, si chiama Lola Darling a Carpi. Sì. La sciarpa è un cashmere dietro, molto semplice. La camicia rigorosamente fatta su misura da miei sarti di Roma Teodori Brothers. Al solito. Come al solito, i migliori della zona. La cravatta è una cravatta, credo degli anni 60, senza logo, di mio bisnonno. Sì. E il panciotto è di Armani. Ok, ti chiedo qual è il pezzo preferito che stai indossando? Tutto? Tra le scarpe e il cappotto, sono molto indeciso, devo dire la verità. Ok. Forse il cappotto. Sì, sì, bello, vintage. Ok, grazie mille, buona giornata. Grazie a te, Davide. Allora, adesso ragazzi andiamo su a vedere Isabel Benenato, che è un brand che vestivo qualche anno fa, super qualità, italiano, credo toscano. Vediamo un po' lo stand. Eccolo qua, già c'è questo cappotto. Ecco qua alcuni capi. Bello questo pantalone cargo. Belli questi cardigan, super qualità. Belli, belli, belli. Qualità top anche della pelle, veramente Isabel. Ciao Augusto, benvenuto al Pitti di quest'anno, 105. Ti chiedo cosa indossi oggi.
Ma oggi ho sempre un mix di varie aziende. Partiamo dal cappello, che è un cappello fatto a mano da Laura Pandini. Sì. Poi dopo gli occhiali sono Ray-Ban, quindi quello è classico. Okay. Poi vedi, questo qui è una sorta di papillon che insieme alle spille sono fatte tutte in vetro di Murano, l'Allas Design, che è un brand artigianale. Sì, ne hai già parlato. La borsa è Manicomio Design. Sì. Il cappotto è in panno casentino, rosa, fatto sì, dalla Tax. Okay. Poi ho un accessorio molto vintage per noi degli anni 70, della Pop 84. Okay. Che vedi, un grembiule che direi ci sta bene con... Poi le scarpe sono fatte a mano rigorosamente. Calzini, vedi, calze di Mega con la coccinella che porta fortuna. Ok. Poi ho i braccialetti Unique. Più o meno poi dovrei averti detto tutto. Ok, ti chiedo qual è il pezzo preferito che stai indossando? Non mi fare questa domanda. È difficile. Sono tutti, dalla testa ai piedi non potrei farne a meno, okay, perché si completano. Ok, quindi sempre molto originale e particolare. Grazie mille. Grazie mille Davide, a te. Ciao Cristian, benvenuto al PT 105. Ciao. Ti chiedo, come al solito, cosa indossi oggi? Ciao, innanzitutto grazie. Allora, oggi indosso una giacca vintage con un custom di Gucci, di una bag sì, originale. Poi abbiamo una Sergio Tacchini anni 90. Sì. E un maglione, che questo non è vintage, ma è un Simil Destroyed di Amaranto. Un pantalone di un completo vintage, sì, scarpa Margiela. E poi abbiamo come chicca della giornata accessorio, un cappellino Iceberg anni 90. Ah, bello. E ti chiedo qual è il pezzo preferito che stai indossando? Guarda, il cappellino Iceberg anni 90, perché ricorda un po' l'infanzia e soprattutto ci ricorda un po' l'Italia. Ok, grazie mille, buona giornata. So, what are you wearing today? So today I'm wearing a few pieces by Todd Snyder. So I've got my coat, my shirt and my tie. Oh, nice. This is from the Frankie shop. Oh, I love it, yeah, because I know split. It. And the pockets, very important. And my bag is from Osprey London. Okay, and how about you? I'm wearing a full bespoke suit by Sebastian Hofs, the Inverness cape I made myself. The shirt is from Maximilian Mock, with a detachable collar, some random silk necktie, and a Beara bag. Oh, okay. So what's your favorite piece are you wearing? I mean, of course, the coat I made myself, but apart from that, this suit is one of my absolute favorites. Cool, cool, cool. So nice to meet you, take care. Bye. What are you wearing today? Well, I'm wearing like always a little bit of sparkle and a plush hat in pink, because it's important to have some color these days. Yeah, and where are you from? From Germany, Cologne. Oh, Germany, actually. Cool. And what's your favorite piece are you wearing? I think it's my glitter tights, because whenever the sun hits it, it's looking like a disco ball. Yeah, okay, nice to meet you, take care. Thank bye. What are you wearing today? Yes, so I am wearing the Barber Cap and Wax jacket. Okay. Lovely little woolen jumper, some really brush cotton flax, and obviously the New Balance always. Okay, so where are you from? From Newcastle in England. Oh, Newcastle. Yes. So last question. What's your favorite piece are you wearing? Favorite piece, definitely the wax. Oh, nice. Definitely. Okay. So I actually work for Barber. So, but this is my favorite Barber wax that I own. Okay, so nice to meet you. Take care. Lovely, thank you. Ti chiedo, cosa indossi oggi? Indosso. Tu non è la prima volta che vieni? No, io sono ormai un storico, diciamo. Comunque, un veterano. Allora, indosso Dr. Martens, Adrian, poi Colossus di Jaded London. Maglia a righe, non mi ricordo di dove. Real Madrid, la sciarpa presa a Madrid. Poi ho questo giacchetto da moto. Ok. Poi ho occhiali Marni e vini Carhartt per Oh, mamma mia, anch'io ho le mucassini Marni. Devastanti, belli. Mi piace, belli. Col piercing dentro, grazie. Dettagli. Ti chiedo, qual è il pezzo preferito che stai indossando? Pezzo preferito... Allora, il giacchetto. Sicuramente il giacchetto, che è di un brand emergente cinese, tra l'altro. Ah, ok. E tu? Cosa indossi io, oggi? Cat, pantaloni, non mi ricordo la marca. Belli di pelle. Giacchetto Harley Davidson. Sì. E questa maglia Diesel. Ok, ci siamo conosciuto, buona giornata. Ciao. Ciao ragazzi, oggi indosso il mio cappotto di Le Mer, quadretti blu.
e marroni, maglione Florence Black, pantaloni Lemaire e mocassino di Marni, ovviamente Croissant body bag di Lemaire. Chiedo, cosa indossi oggi? Perfetto, questa mattina indosso outfit classe 77, rigorosamente tutto vintage, molto particolare, sì. Da notare anche i dettagli. Fammi vedere cosa... Eccoli qui, vedi? Sì. È uno, poi oltre allo smalto che porto sempre con me, il mio semipermanente, okay. Il dettaglio, eccolo qui. Eccolo qui, poi? E tutto il resto, Daniele Lomio Official. Ok, qual è il pezzo preferito che stai indossando? Il mio pezzo preferito sono gli accessori, perché l'outfit, se non c'è l'accessorio, non è un outfit completo. Ok, grazie mille, buona grazie giornata, a te, ciao. Grazie. C'è anche Warrich, che lo vestivo tipo alle medie, però ovviamente super qualità e piumini. Adesso andiamo a vedere dentro. Bene, grazie mille. Quella è la borsa di Acne? Sì. Bella. Sono super fan del brand. Posso? Sì. Certo. Grazie. Ok, dai, allora. Buono. Vabbè, c'è il padiglione Luigio di Carpi. C'è scritto Milano, però. Enorme. Sono alcuni brand che prendono il padiglione intero. Andiamo a vedere questo sound dove ci porta. Drycorn. Bello questo brand, mi piace. No. Pazzesco. Questo è il mio divano preferito. Oh. Madonna. Comodo. Niente, ho trovato il mio divano preferito, il Togo, e mi sono adagiato. E anche, c'è anche la sala discoteca. Mi piace molto il vibe di questo brand, veramente super vibe, mi piace veramente tanto. Sofa, Togo, Togo Ligne Rosé. Ragazzi, questo brand Drycorn mi ha stupito molto, mi piacevano molto i vibe all'interno. Ligne Rosé Togo, lo voglio prendere anch'io per la mia casa, mia futura casa, che vedrete tra poco anche sul canale. E niente, poi avevano Aesop, che uso anch'io per la skincare. Mi è piaciuto veramente tanto. Adesso andrò ad approfondire meglio questo brand. Secondo me viene dal nord Europa, vedendo un po' il vibe. Vedremo se ci ho azzeccato. I really like your outfit. Can I film it really quick? Sure. Can I ask you what are you wearing? I'm actually wearing a Kenzo kimono. Ok. And a Mad Matt Max. Ok. Peace and War, Scully, okay. Some Marni pants and some Balenciaga shoes. Oh, nice. And where are you from? From New York. Oh, nice to meet you. Take care. Bye. Thanks. Ragazzi, l'ora di pranzo, andiamo a fare un break in un ristorante qua del centro molto famoso che si chiama La Ménagère, ed è pazzesco questo posto. Io sono stato qualche anno fa l'ultima volta, adesso vediamo come è diventato, l'hanno un po' rinnovato e ve lo faccio vedere, state con me. Il posto è questo qua. Il posto graziosissimo. Buongiorno. Salve. Ancora aperta la cucina? Sì, certo. Ok, no, mi sembra... è chiusa. Ah,
Niente, vado in un'altra parte. Interno o esterno? Interno. Sì. Ti faccio accomodare. Sia posto qui al tavolo conviviale oppure al bar, quel posto lì là. Là. Via. E qui? Ok, grazie. Buonissima. Buonissima. So I ask you, what are you wearing today? I'm wearing a Japanese brand. This is a Fabric Tokyo. Okay. It's a tailoring brand. Okay. And the knit is my Maison Margiela. Oh, nice. And I like it. The pants and the shoes are Prada. Prada, okay. Yeah. And Bottega Veneta bag. And also the belt is Bottega? Belta, yeah. Bottega it's Veneta. Bottega Veneta. Yeah. Okay, so where are you from? I'm from Tokyo, Japan. Okay. Nice to meet you, take care. Nice bye. To meet you. Bello questo espositore qua. In mezzo alla. La voglia di creare il massimo, ma non in maniera di ostentarlo. Ciao, ciao, ciao. Anche Cycle. Che peloso. Buonanotte. Siamo con la Hilton, c'è la ho detto, io sto facendo no, un Mario. Adesso proviamo con la Hilton. Ciao. Ciao. Posso chiedervi una info così? Assolutamente. Io ho comprato uno stivale di Our Legacy che aveva appunto la sola Vibra, ma c'è scritto sul sito Made in US, producete in Italia o in cioè comunque anche in altri posti? Allora, che noi produciamo qua in Italia. Sono in Italia, okay. Abbiamo il nostro stabilimento che è in provincia di Varese oltretutto, però adesso lo chiediamo a Giulia che secondo me è più ferrata, noi produciamo anche negli Stati Uniti? Era solo una curiosità. Produciamo, no, vedi, ok. Cosa? Non ho capito cosa. Sì, produciamo anche negli Stati Uniti. Ah, ok, ok, ok. Ma era una curiosità perché avevo comprato un paio di stivali di Our Legacy, un brand che utilizza il vostro prodotto. C'è scritto Made in US. Siccome io faccio video su YouTube, eccetera, un ragazzo mi ha scritto: ma è impossibile che Vibram sia prodotto in Made in US? Abbiamo un'azienda anche lì che produce. Invece sul sito del brand c'è scritto Vibram Made in US, capito? Vedi, ho risolto l'arcano. Ok, grazie. A te. Ciao. Qua si torna alle medie. So I ask you, what are you wearing today? Prada, Louis Vuitton, Saint Laurent. Saint Laurent, sorry. sorry. Boots, Bershka. Okay. I think this is should be Zara. Okay. This is from a local designer, V Limited. Yeah. What else? This is Primark. Okay. And this is also Primark with collaboration with Rita Ora. Okay. So yeah. Where are you from? Originally from Russia. Oh, from Russia. Yeah. So, what's your favorite piece are you wearing? My favorite piece, I think this one. One. Okay. Yeah. So nice to meet you. Take care. Nice to Bye. Meet you. Thank you so much. Oh. So just there. Brand from Netherlands, I think. Bel vibe anche qua.
Ciao, benvenuto al Pitti, ti chiedo cosa indossi oggi? Allora, ciao, buonasera a tutti, partiamo da sopra, piumino diesel. Sì. Ho borsa trapunta smoke come il piumino, questo è di COS. Ok. Pantalone, pantagonna, praticamente blistettato, idem di COS. Sì. Tabi di Margiela. Tabi, anch'io super fan del Tabi. Esatto. E... occhiali, praticamente regalo di mia amica, non so se sia second hand oppure fast fashion, non si è dato sapere. Ho apprezzato il regalo e basta. Ti chiedo, qual è il pezzo preferito che stai indossando? Tabi, assolutamente Tabi Boots, grande desiderio dopo Evergreen. Esatto, Evergreen. Ce lo togliamo, te lo siamo tolti questo sfizio. Ok, buona giornata, grazie. Buona giornata, buon Pitti. Ti chiedo cosa indossi oggi? Oh, ciao, allora, questo è un Aqua Scutum Vintage. E sotto è un doppio petto PT Torino. Fantastico, è questo blazer. È un Lana Moir Lardini. Ok. Ai piedi è una Punk Saint Laurent. Ok. Qual è il pezzo preferito che indossi? Il pezzo preferito che indosso, beh, tra tutto Aqua Scutum Vintage, original from 70s. Ok, grazie mille, buona giornata, ciao. Grazie. Ciao, ti chiedo cosa indossi oggi? Sono in un total look Dirty Pineapple. Ok. E tu? Io total look Sarah Wang. Bello il cappotto. Un cappotto oversize. Con questi dettagli verdi. Ok. Tutto, buona giornata, ciao. Grazie. Senti, cosa indossi oggi? Allora, oggi indosso il nostro brand, Sword si chiama. Tutto. Pantalone vintage, mocassino. Okay. E borsa by il mio moroso che fa il tatuatore. Ok, piacere di averti conosciuto, buona giornata, ciao. Ciao. Allora ragazzi, mi sto dirigendo verso la macchina, vi ho fatto vedere alcuni brand che mi interessavano, ho cercato di condividerli un po' con voi, ho fatto un po' di interviste, rivisto alcuni amici. Questo è stato il mio PT Uomo 105. Se vi è piaciuto il video ragazzi, mettete like, pollice in su, iscrivetevi al canale e ragazzi ci vediamo al prossimo video, ciao! Ho fatto un po' di razzie